Buonasera a tutti e benvenuti su Bridges of Light. Volevo ringraziarvi tanto di tutto quello che voi fate per noi in questi mesi che siamo stati insieme. Sono successe veramente tantissime cose, tantissime persone ci hanno scritto e si sono iscritti ai nostri ponti di luce e questa è una cosa che veramente mi fa tanto tanto piacere a noi e a tutte le persone che lavorano su Bridges of Light giornalmente. Volevo illustrarvi il nostro programma di questa estate, questa è la nostra prima estate che trascorreremo insieme e abbiamo veramente tantissimi ospiti, tantissime interviste che io farò, ma anche altre persone faranno per accrescere sempre i nostri ponti, per far sì che sempre le nostre luci brillano in maniera totale, per fare in modo che tutto ciò che noi vogliamo realizzare in questo mondo possa in qualche modo veramente accompagnarci in queste serate estive tutti insieme. Come sapete c'è stato Miki Bizzarri che recentemente ha fatto delle dirette veramente pazzesche, ci saranno tantissime altre persone che in questa estate ci accompagneranno, ci saranno volti nuovi che italiani e stranieri che intervisterò assolutamente per voi e così che voi possiate veramente cogliere l'essenza del nostro lavoro. Di quello che stiamo cercando di realizzare, di tutte le cose che vogliamo insieme costruire. Per cui avremo Caterina Mosca, ha già cominciato per esempio il suo corso di cucina naturale. Io stesso intervisterò ancora Giulia che ci ha presentato la sua cucina gluten free. E, la settimana prossima, il 17, intervisto una signora tedesca che ha scritto un libro sulla cucina degli Emirati Arabi. Avremo uno sciamano che verrà sarà intervistato, che intervisterò, uno sciamano irlandese molto 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 conosciuto in Irlanda. Avremo tantissime persone che si collegheranno con noi da tutte le parti. Ho intrecciato rapporti con delle persone negli Emirati e anche loro faranno delle sedute, delle interviste. C'è il professor Sahab Bassam, un uomo palestinese, scusate, è un uomo libanese che fa l'ipnosi regressiva in un modo particolare. Avremo tante tante altre persone. Leggo un po' quello che ho scritto. Ci sarà per esempio Francesca Candeloro, che è una delle persone che, con le quali faremo una di quelle storie meravigliose. Francesca è una delle tante mamme che hanno perso un figlio e lei ha deciso di lavorare aiutando i bambini in Africa, quindi c'è un'associazione che aiuta appunto tanti bambini in Africa che sostiene appunto questo progetto e quindi questa è una bellissima storia. Avremo anche ovviamente il ritorno di Edel Caris il 15 agosto alle 21, Oriana Filippi farà una sua puntata sui tarocchi, sugli arcani maggiori e l'astrologia a metà luglio, però alle 15 del pomeriggio, l'8 agosto, ci sarà Imma Lucà presto con noi, ci sarà di nuovo Giacomo Sinagra con noi, ci sono tantissimi tantissimi amici, Arianna Mendo farà la nostra un'altra trasmissione, ci saranno delle persone, una signora che intervisterò dalla Grecia, che è una bravissima life coach internazionale e tante tante altre persone. Voglio segnalarvi anche una diretta che farò io il 26 luglio con Jussis Sherry, che è un'altra persona, anche questa con una bellissima storia. Lei ha, insieme ad altre persone, ha creato questo movimento che si chiama Fluismo, dove tutto scorre ed è proprio in sintonia appunto con Bridges of Light. Ci saranno veramente tante persone, ovviamente ancora le dirette con Davide Rozzoni. E, questa sera alle 18:30 c'è Hilde
Ilde Genoese, per cui non ve la perdete, Ilde è veramente una persona eccezionale, per cui c'è tanto e tanto tanto amore in tutto quello che noi facciamo per Bridges of Light, per cui vi tengo veramente nel cuore come sempre. Siamo arrivati, abbiamo oramai siamo insieme da 4 mesi circa, abbiamo più di 3.400 iscritti, altre persone si stanno collegando con noi da tutte le parti del mondo proprio perché hanno capito quanto è importante stabilire veramente una dei ponti di luce tra noi e tutte le persone che con le quali noi interagiamo. Diciamo che la nota dolente di tutto ciò è che mi vedrete molto più spesso perché intervisterò tante persone straniere e quindi c'è bisogno della mia, ovviamente la mia, c'è bisogno della mia traduzione, ecco, per cui ci saranno assolutamente tutte, anche altre persone, ma molte delle persone straniere ovviamente le intervisterò io. E poi per coloro che sono interessati, le prime 3 domeniche d'agosto io farò di nuovo la mia trasmissione con gli angeli, i cristalli, i colori e i chakra, per cui il 4, l'11 e il 18 agosto dalle 20 faremo 1.5 ore di trasmissione con gli angeli, chakra e tutto ciò che ha a che fare con il mondo energetico. Per cui io vi ringrazio sempre con tanto tanto amore, sempre insieme, sempre assolutamente aperti, in apertura, con tantissima amore per tutte le persone che ci vedono e ci sentono e con tutte le persone di ogni razza, di ceto sociale e di religione. Noi accogliamo tutti. Come sapete, dal 1 luglio abbiamo aperto i nostri Bridges of Light, siamo adesso un gruppo pubblico, non siamo più un gruppo chiuso, per cui tutte le persone che vogliono incontrarci, che vogliono interfacciarsi, che vogliono interagire con noi lo possono fare, potete condividere i nostri video e abbiamo visto che appunto ci sono tante tante persone che riescono in qualche modo a interagire ancora di più. Per cui io vi lascio con un grande abbraccio, vi lascio alla nostra amica Ilde Genoese, che adesso alle 18.30 farà la sua trasmissione sulla metafonia, e quindi vi abbraccio e vi do un grande saluto. Ciao a tutti e grazie sempre per essere con noi. Ciao!